Salve a tutti ragazzi, in questo video volevo mostrarvi come installare Parabola Linux sul sistema UEFI. Parabola Linux, o meglio ancora Parabola GNU Linux Libre, è un sistema operativo basato su Arch. La sua peculiarità è quella di utilizzare esclusivamente software libero. Infatti è uno dei sistemi operativi approvati dalla Free Software Foundation. Un altro aspetto degno di nota è il supporto per le architetture a 32 bit, supporto che Arch Linux ha smesso di offrire ufficialmente qualche annetto fa. Quindi Parabola Linux è anche un'ottima soluzione se magari avete un vecchio PC a 32 bit che volete resuscitare senza però rinunciare alla potenza e alla flessibilità di un sistema Arch. Innanzitutto dobbiamo scegliere quale versione della distribuzione installare. In questo video userò la versione Talking Parabola, poiché per qualche oscura motivazione la versione Parabola Systemd Command Line Interface ISO non è disponibile, e Talking Parabola è fondamentalmente la solita cosa con in aggiunta il supporto per non vedenti, quindi sì, vada per Talking Parabola. Nella tabellina sotto possiamo leggere qualche informazione riguardo la ISO. Possiamo vedere le architetture supportate, il sistema di init, il tipo di ISO, le dimensioni della ISO, i pacchetti che utilizza la ISO, ovvero pacchetti I686 e per 8664, ovvero pacchetti a 32 e a 64 bit, la versione del kernel, e poi ci dà le opzioni di download. Potete scegliere tra torrent, magnet e web. Io per comodità sceglierò di scaricarlo via web. Una volta creato il supporto di installazione e avviata la macchina virtuale, veniamo catapultati direttamente all'interno del Live System di Parabola. Trattandosi della versione Talking di Parabola, è attiva di default la sintesi vocale input-output per non vedenti. Quindi, se scriviamo qualcosa, Z-I-A-O. Talking Parabola ce lo ripete. Si può disattivare la sintesi vocale stoppando il relativo servizio via systemd attraverso il comando systemctl stop e speak up. Come vedete, adesso Talking Parabola non ci parla più. Settiamo il layout della nostra tastiera in italiano tramite il comando load case. E poi verifichiamo che l'immagine sia stata buttata in modalità UEFI, poiché, come voglio ricordare, si sta installando Parabola Linux sul sistema UEFI e non sul sistema BIOS. Per verificare ciò basta cercare il file FV Platform Size sotto il percorso sys firmware UEFI. Se il file non viene trovato, probabilmente la ISO è stata avviata in modalità BIOS, o comunque sia non in modalità EFI, e non potete procedere con l'installazione seguendo questo video. È inoltre importante sapere che dal file FV Platform Size possiamo stabilire se la versione UEFI del nostro sistema è a 32 o a 64 bit. Anche qua, attenzione,
perché ufficialmente è supportato esclusivamente il boot da UEFI a 64 bit. Quindi se avete un sistema con UEFI a 32 bit, dovrete ricorrere a qualche workaround che vi lascio in descrizione. Ora che ci siamo assicurati che tutto sia in regola, passiamo alla fase di partizionamento del disco. Lanciamo quindi CFDisk e se il disco è vergine vi verrà chiesto di selezionare una label. La label da selezionare per l'installazione su sistemi UEFI è GPT. Una volta selezionata la label dovremo creare tre partizioni, ovvero la partizione EFI, la partizione di swap opzionale e la partizione di root. Cominciamo dalla partizione EFI. La partizione EFI deve essere grande minimo 260 MB, ma in ogni caso la dimensione consigliata è 512 MB. In questa partizione verranno salvati i vari bootloader e altri file necessari per effettuare il boot. Creiamo dunque una partizione da 512 MB, spostiamoci su Type e selezioniamo EFI System come tipo di partizione. Missione compiuta. Passiamo alla partizione di swap. Potete riservare quanto spazio volete a patto che sia di almeno 512 MB. Personalmente dedicherò 1 giga per la swap. Una volta definita la dimensione, spostiamoci su Type e selezioniamo il tipo Linux swap. Fatto. Infine creiamo la partizione di root. A questa gli assegniamo tutto lo spazio rimanente e lasciamo Linux File System come tipo di partizione. Fase di partizionamento del disco conclusa. Spostiamoci su Write e inseriamo Yes per scrivere le partizioni sul disco. Dopodiché Ctrl-C o Quit per uscire da CFDisk. Prima di proseguire, controllate sempre che l'operazione di partizionamento sia andata a buon fine lanciando il comando fdisk col flag L. In output dovrete avere le partizioni appena create. Se il partizionamento non fosse andato a buon fine, ripetete l'operazione. Una volta create le partizioni, dobbiamo formattarle una a una manualmente con il file system adeguato. Partiamo dalla partizione EFI. La partizione EFI va formattata in FAT32. Quindi lanciamo il comando makefilesystem.fat flag F maiuscola 32 e poi inseriamo la nostra partizione EFI, ovvero SDA1. Definiamo adesso la nostra partizione di swap con il comando makeswap. Inseriamo la partizione di swap, ovvero SDA2, e infine abilitiamola con il comando swapOn. Infine formattiamo la partizione di root. Vi consiglio caldamente di utilizzare ext4. Dunque, utilizziamo makefilesystem.ext4 e poi indichiamo la nostra partizione di root, ovvero SDA3. A questo punto le nostre partizioni sono ufficialmente pronte. Essendo una netinstall ISO, abbiamo bisogno di una connessione internet per scaricare tutto il necessario. Per verificare lo stato della vostra connessione, provate a pingare qualcosa tipo Google. Se state utilizzando un'interfaccia wireless, prima di tentare il ping dovrete autenticarvi con la vostra rete wireless, lanciando il comando Wi-Fi menu. Nel mio caso qualcosa non va. Guardate un po', se tento di pingare qualcosa di esterno come ad esempio Google, ho l'errore Temporary Failure in Name Resolution in Output. Ma se invece pingo qualcosa nella mia rete locale, funziona tutto. Se anche voi riscontrate questo tipo di problema, congratulazioni, avete come me un problema nella configurazione del resolver. Il resolver è una serie di routine della libreria C che consentono alla macchina di accedere al DNS.
ovvero a quel sistema che assegna i nomi di dominio agli indirizzi IP. Per risolvere il problema potete copiare il contenuto del file resolve.conf di un vostro PC e poi riprovare a pingare qualcosa all'esterno. A regola dovrebbe funzionare. Una volta sistemata la nostra connessione, dobbiamo aggiornare le keys di Pacman, ovvero il gestore di pacchetti nativo delle distribuzioni ARC. Pacman utilizza infatti il modello Web of Trust per verificare l'origine dei pacchetti che desideriamo installare. Il modello Web of Trust è un concetto crittografico che prevede l'associazione chiave pubblica utente per validare l'autenticità di un'informazione, in questo caso di un pacchetto ARC. Questo significa che se tentiamo di installare un pacchetto la quale firma non è presente nella lista delle chiavi pubbliche di Pacman, quest'ultimo ne manderà a monte l'installazione, poiché non è in grado di verificarne l'autenticità. Per scongiurare questo pericolo è consigliabile aggiornare le keyring di Pacman prima di procedere con l'installazione, lanciando il comando pacman flag s maiuscola y arch linux keyring arch linux arm keyring e parabola keyring. Una volta terminata l'operazione, dobbiamo inoltre aggiornare la keyring dei pacchetti a 32 bit direttamente dal repository ufficiale di Parabola. Lanciamo quindi il comando pacman flag u maiuscola più url dei repository, ovvero https www.parabola.nu packages core is686 arch linux 32 keyring transition download. Ci avverte che la keyring che stiamo tentando di installare va in conflitto con la keyring già presente e ci chiede se vogliamo sostituire quest'ultima con la keyring che andremo a scaricare. Inseriamo yes e diamo invio. Adesso che abbiamo le keyring di Pacman belle fresche, possiamo procedere con l'installazione. Montiamo la partizione di root sotto mnt, verifichiamo il mount col comando df e installiamo il sistema base di Parabola sfruttando l'utility Packstrap. Il funzionamento di Packstrap è veramente molto semplice. Installa i pacchetti desiderati o i set di pacchetti desiderati nella directory specificata usando le keyring e la mirror list del sistema host. Lanciamo quindi Packstrap, poi indichiamo la directory di installazione, ovvero mnt, che sarebbe il mount point della partizione di root, e specifichiamo base per installare i componenti base di Parabola. Una volta installato il sistema base di Parabola, installiamo il kernel. Solito procedimento, packstrap, directory di mount e nome del pacchetto, in questo caso Linux Libre LTS. Tocca adesso al Network Manager installiamo ora il pacchetto di utility base come Vim, Man, eccetera, specificando il set di software Parabola Base.
installiamo adesso il bootloader, ovvero Grub. Installiamo ora la suite SysLinux. Ed infine, trattandosi di un sistema UEFI, abbiamo bisogno di EFI Boot MGR, ovvero lo strumento che ci consentirà di creare e gestire le voci di avvio. Quindi installiamolo subito attraverso Packstrap. Se utilizzate una connessione wireless, dovrete installare pure i pacchetti VPA Supplicant e Dialog per gestire la connessione. Personalmente, utilizzando una macchina virtuale, non ne ho di bisogno, quindi non li installerò. Generiamo ora il file fstab con il comando gen fstab flag p directory di mount e percorso di output. Il file fstab si trova sotto etc nella root directory, quindi dovremo inserire come percorso di output mnt, poiché mount point della root, etc e nome del file, quindi fstab. Per verificare che l'operazione sia andata a buon fine, provate a leggere il file fstab appena creato con il comando cat. Il file fstab, come potete vedere dall'output, è un file di configurazione che elenca tutti i dischi e le partizioni disponibili, stabilendone inoltre l'ordine di mount automatico del sistema. Potete infatti vedere che la partizione di root e la partizione di swap sono state rilevate e organizzate con successo. Arrivati a questo punto, dobbiamo configurare il sistema che abbiamo appena creato. Per fare ciò, dobbiamo utilizzare il tool arcchangeroot. arcchangeroot è un utility di Arc che ci consente di cambiare la root directory del processo corrente e di tutti i relativi processi children, montando automaticamente tutte le API di sistema. Per configurare il nostro sistema dovremo spostarci nella sua root, quindi lanciamo il comando arcchangeroot e indichiamo il punto di mount della nostra root, ovvero mnt. Come potete vedere, adesso ci troviamo all'interno della root montata su MNT e possiamo procedere alla configurazione del nostro sistema. Per prima cosa darei un nome al nostro sistema, quindi creiamo il file hostname sotto etc e io lo chiamerò parabola vm. Settiamo il locale, editiamo il file locale .gen, decommentiamo il locale che vogliamo generare, nel mio caso utilizzerò il locale italiano, salviamo il file una volta decommentato il locale che vogliamo utilizzare e lanciamo il comando locale gen per generare il locale. Creiamo il file vconsole.conf sotto etc per mantenere il layout della tastiera in italiano. Quindi inseriamo keymap uguale it. Salviamo e usciamo. Salviamo poi le precedenze dei locale generati creando il file locale.conf sotto etc. E inseriamo la voce lang più nome del locale generato o dei locale generati, nel mio caso il locale italiano. Possiamo poi editare il file hosts con la S in fondo aggiungendo gli indirizzi localhost. Settiamo il local time creando un link simbolico della nostra zona info sotto etc. Lanciamo quindi il comando ln con il flag s per indicare il tipo di link simbolico e il flag f per rimuovere eventualmente il local time di default. Poi specifichiamo il percorso della time zone, ovvero user share zone info, poi nel mio caso Europe e poi la mia zona, ovvero Rome. E come destinazione indichiamo etc con il nome di local time. Definiamo una password per l'utente di root utilizzando il comando passwd. Create la vostra password. Poi
creiamo un utente guest tramite il comando userAdd, quindi userAdd flag m per creare la home dell'utente, e io creerò l'utente fake. Una volta creato l'utente, assegniamoli una password tramite sempre il comando passwordd. Digitate la vostra password. Poi quasi quasi io mi installerei già il pacchetto sudo, quindi pacman flag s maiuscola e nome del pacchetto. E poi abilitiamo il demone DHCP lanciando il comando systemctl enable DHCPCD. Bene, direi che posso ritenermi soddisfatto. A questo punto creiamo la RAM disk di avvio con il comando make init cpio flag p e nome del kernel, ovvero Linux Libre. La RAM disk di avvio è fondamentalmente un piccolo ambiente pre-user space dove vengono caricati i moduli del kernel e effettuate tutte le operazioni necessarie prima di dare il controllo del computer all'utente. Una volta creata la RAM disk di avvio, dobbiamo installare il bootloader, ovvero grab. Trattandosi di un sistema UEFI, il bootloader va installato nella partizione EFI, ovvero nel mio caso in SDA1. Creiamo quindi il mount point per la partizione EFI. Io creerò la cartella EFI nella root e montiamo la partizione EFI con il comando mount all'interno del mount point appena creato. Installiamo adesso il bootloader grab con il comando grab install e specifichiamo la directory EFI con l'opzione EFIdir. Generiamo adesso il file di configurazione grab con il comando grab make config, poi flag o e specifichiamo la directory di output che deve essere boot grab sotto il nome di grab.cfg. Una volta generato il file di configurazione, usciamo dal change root tramite il comando exit e riavviamo il sistema con reboot. Scegliamo un kernel. Loghiamoci con l'utente che abbiamo creato. Ed eccoci qua loggati nella home. Missione compiuta. Abbiamo appena installato con successo un sistema molto basilare Parabola GNU Linux Libre. Nel caso si ripresentasse il solito errore del DNS Resolver che abbiamo incontrato all'inizio dell'installazione, è necessario rieditare nuovamente il file resolve.conf come abbiamo visto in precedenza. A questo punto potete installare tutto il software che volete attraverso Pacman. Io ad esempio installerò Plasma poiché lo ritengo personalmente il miglior ambiente desktop del mondo, il miglior emulatore di terminale sulla piazza, ovvero console, e infine il miglior file manager in circolazione, ovvero Dolphin.
Una volta installati i pacchetti, passando al root, lancio manualmente SDDM, ovvero il Desktop Display Manager di Plasma, avviando così l'ambiente desktop. Non mi resta altro che installare NeoFetch per rendere il mio terminale very cool. Finalmente il nostro sistema Parabola GNU Linux Libre è pronto per un utilizzo quotidiano. E sì, lo so. Può sembrarvi apparentemente ostico ed eccessivamente macchinoso il procedimento di installazione di un sistema ARC, ma una volta che vi sarete abituati a gestire l'installazione manuale, avrete come ricompensa un sistema operativo su misura dove sarà presente esclusivamente il software che avete scelto di installare. Nulla di più e nulla di meno. Consiglio Parabola Linux a tutti coloro che vogliono sperimentare il brivido di un sistema fresco, sempre aggiornato e soprattutto completamente libero.